Buongiorno, oggi è il 28 gennaio del 2013, siamo a Campobasso, contrada Selvapiana, nei pressi dello stadio. Oggi voglio realizzare un video di protesta contro la classe politica che ha lasciato letteralmente in stato di abbandono quest'area. Premetto che lo stadio è utilizzato, stadio costruito a metà degli anni 80, quindi è in uso, non è che è uno stadio obsoleto, ma l'intera area è lasciata. È stata lasciata in stato di abbandono. Tralasciamo l'interno dello stadio che fatiscende. Addirittura abbiamo le strutture in ferro delle gradinate che sono uscite dal cemento, quindi è tutto dire, lo sporco e tutto il resto, che non potremo documentare perché oggi è lunedì mattina ed è chiuso l'impianto. Però vi inviterei a dare un'occhiata a quello che c'è qui fuori. Qui siamo in quella che dovrebbe essere il parcheggio dei VIP della tribuna coperta. E guardate un po' cosa c'è qui per terra, eh? Andiamoci a fare un giretto. Vi voglio far rendere conto. Guardate qui per terra. L'immondizia. Dico io, è tanto difficile mandare qualcuno a pulire. È un'operazione evidentemente per il comune di Campobasso difficilissima da realizzare. Operazione proprio, guardate qui. Qui sono veramente anni che non si pulisce. Sicuramente l'inciviltà delle persone, non lo metto in dubbio. Posso capire che non ci sono secchi dell'immondizia per la presenza dello stadio, per motivi di sicurezza. È vietato, ma qui sono anni che non ci viene a pulire nessuno. Questo è il parcheggio della tribuna. Guardate qui, una discarica. Pneumatici. Oh, ditemi un po' voi sto pneumatico qua che ci fa. Cartacce, mattonelle. Guardate che cosa non c'è. Qui si vengono a appartare le coppiette, tutto quello che vuoi tu. Ma ci vuoi dare una pulita? La gente la domenica viene a vedere la partita e trova sto schifo. Come se non bastasse, l'anello dello stadio, questo in asfalto che vediamo qui giù, questo qui fa il giro dello stadio a 360 gradi, ci sono centinaia di persone che vengono a correre, a praticare jogging o in bici tutti i giorni e guardate in che condizioni devono trovare la zona. Cioè, questa è una discarica a cielo aperto, non è giustificabile in una città civile o presunta tale, è una discarica ambulante. Tralasciamo l'asfalto che è ridotto in condizioni vergognose. Ora, non vorrei che questo video risultasse soltanto noioso, ma vorrei che lo vedesse qualche politico, dato che sono buoni solo adesso che è anche periodo di elezioni, a pensare alla loro poltrona, al loro stipendio che andranno a rubare. Perché la mia opinione è negativa sui politici, nessuno fa niente per niente. Questo stadio è stato costruito a metà degli anni 80. Non è omologato per le partite di calcio, si va avanti settimana su settimana con omologazioni provvisorie, uno stadio che ha portato 40.000 spettatori, adesso omologato per 3.900 se non sbaglio. È una vergogna. E questo è il botteghino dove vengono staccati i biglietti. Guardate in che condizioni. Prima di tutto la strada, schifosa. Cioè nel fango, uno viene a fare il biglietto nel fango. Nel 2013 siamo ridotti a queste condizioni. Guardate il botteghino. Per carità di Dio, ripeto l'inciviltà delle persone che hanno combinato questo, ma se manutenzione non ce ne fai, non te puoi lamentare. Secchio dell'immondizia che saranno secoli che non viene svuotato. Un'altra discarica vicino il botteghino che non si sa che roba è. Guardate qui.
i nostri politici e come quest'area a Campobasso ce ne sono decine e decine abbandonate. Guardate qui per terra che ci sta. Una discarica. Strada d'accesso al botteghino della tribuna centrale di Campobasso. Proseguiamo nel giretto, eh? Adesso ci troviamo nell'anello asfaltato che fa il giro a 360 gradi intorno all'intera struttura dello stadio. Questo è l'ingresso della tribuna laterale. Immondizia, sporcizia ovunque. Un frigorifero. Io non so chi ha potuto abbandonare questo frigorifero qui. Preciso che 15 metri prima di imboccare il viale che porta allo stadio c'è un'isola ecologica. E un'altra isola ecologica sta sempre qua vicino a meno di 1 chilometro. Guardate dove hanno scaricato il frigorifero. Non so da quanto tempo giace qui immobile. Credo sia arrivato il momento di rimuoverlo. Il nostro sindaco Giovincello se desse una mano. C'ha 70 anni, ha voluto fare il sindaco di Campobasso. Mi viene a parlare del patto di stabilità pure per rimuovere l'immondizia, non lo so. C'abbiamo uno stadio. Guardate qua, l'erba fra poco entra nello stadio. Gli spettatori in gestanno, ci va l'erba al posto degli spettatori. Che scandalo, guardate. Questo è lo stadio di Campobasso, che è anche una bella struttura, ma andrebbe rimodernata. Non ci sono i tornelli, non ci sono telecamere, niente. Ogni volta che si tocca il discorso, il patto di stabilità non può essere, per il patto di stabilità non può essere, diciamo, elargita la cifra stanziata. Questa è una scusa, secondo me, dei politici. Andavano cercando solo il patto di stabilità per non combinar niente, come al loro solito, Video di protesta, perché qui a Campobasso è una vergogna tutto, tutto. Adesso vi farò vedere una struttura che è stata realizzata qui vicino, un pattinodromo che è stato realizzato più o meno quando è stato costruito lo stadio, se non forse 1 o 2 anni dopo. Vi voglio far vedere in che condizioni versa tale struttura. Guardate qui, ancora immondizia. L'ingresso della curva dei tifosi del Campobasso, i copertoni. Ah, questo è l'ingresso della curva. Michele Scorrano. Un immondezzaio. Continuiamo nel nostro giro tra l'immondizia. Questa è una ripresa fatta attraverso i cancelli del reparto di Stindi. Guardate l'immondizia, adesso è stata data pure una pulita. L'immondizia che c'è all'interno di questa struttura, guardate qui. Questo è un settore chiuso da diversi anni, perché lo stadio, come detto precedentemente, non è omologato per l'intera capienza. Questa è una bella struttura, non è uno stadio da quattro soldi. Questo è tutto il settore di Stindi. Premetto che se viene mantenuto in condizioni appena appena accettabili è merito della società del Campobasso, non certo dell'amministrazione comunale. Questo è uno stadio comunale di proprietà appunto del comune. Spesi tanti soldi, una struttura tenuta così che poteva essere sfruttata, se messa a norma, anche per altre manifestazioni, qualche concerto d'estate, un po' di teatro, una città morta, credo che questa sarebbe anche l'occasione per svegliarla un po'. Invece niente, si continua a ragionare come si ragionava 50 anni fa e nessuno fa niente. Guardate che schifo. Proseguiamo nel giro, eh? E questo qui è il pattinodromo che vi avevo promesso di vedere. Una struttura costruita più o meno nel periodo dello stadio, a metà anni 80, non è stata mai utilizzata, mai. È anche illuminata, guardate. C'è anche il sistema di illuminazione. Guardate.
Non so all'epoca della realizzazione di questo pattinodromo quale figlio di quale politico praticava pattinaggio e ha pensato bene forse di realizzare questo pattinodromo. Mai utilizzato, mai, è stato solo inaugurato. Guardate qui, ci sono gli spalti, l'illuminazione, ci hanno fatto pure uno spogliatoio, credo anche abbastanza recentemente questo. Mai utilizzato, in stato di abbandono. Guardate, guardate qua che schifo. Qualcuno sa dell'esistenza di sto pattinodromo a Campobasso? Una vergogna. Questa è la curva nord dello stadio Michele Scorrano o Romagnoli, che dir si voglia. Ah, perché qua c'è un'altra particolarità di questo stadio. Il vecchio stadio, quello che si trovava nel centro di Campobasso, si chiamava Romagnoli. A distanza di 30 anni questo stadio ancora non ha un nome. Qualcuno lo chiama di Contrada Selvapiana, qualcuno di Romagnoli. Voleva essere intestato a Michele Scorrano, vecchio capitano rossoblu scomparso un paio d'anni fa. Hanno fatto di tutto per non accontentare i tifosi, i familiari di Romagnoli che si mettevano in mezzo per difendere il loro familiare e roba varia. Insomma, l'intestazione ancora non è stata cambiata, o meglio, non ha un'intestazione questo stadio. Questa è la curva nord. A Lanciano è stato intitolato lo stadio a Guido Biondi dopo pochi giorni dalla scomparsa. Stessa cosa a Benevento. È stata cambiata l'intestazione dello stadio dopo pochi giorni. Qui a distanza di anni, di 30 anni, lo stadio non ha un nome e soprattutto adesso che gli si voleva attribuire un nome di una vecchia gloria rossoblu, neanche è stato possibile. Tralasciamo l'impianto di illuminazione che non funziona, eh. Tralasciamo anche nelle due curve dove c'è il baldacchino, chiamiamolo così apposta per le telecamere, con pavimento in legno sfondato, ve l'avrei fatto vedere ma non si può entrare. Non so se uno ci va a finire dentro, chi lo ripaga? Il comune è in giana lira. Una vergogna. Guardate l'erba dove arriva. Cioè, ma qua neanche Bear Grylls ci verrebbe. Qui siamo nei pressi della pista dove centinaia di persone ogni giorno vengono a praticare jogging, oppure vengono in bici, vengono a camminare. Una vergogna. Guardate l'immondizia per arrivare fin qui. Che cosa ho dovuto passare? Lungo tutta la circonferenza dello stadio. Io dico, ma è tanto difficile mandare qualcuno a pulire. Per chi viene, vede una cosa in stato di abbandono, e lo stadio non è a dire che, non lo so, boh, senza parole. È diventata la casa dei piccioni. Guardate, i piccioni. Dentro è pieno di cacate dei piccioni sulle gradinate. Comunque. E questo è il pattinodromo, come vi ho fatto appena vedere. Incredibile. Voglio vedere chi si è fogato sti soldi di sto pattinodromo, sono proprio curioso. Proseguiamo nel giro, va. Facciamo un'altra carrellata sulla Munnezza, sempre qui, zona curva nord. Abbonda a tonnellate. Questo poteva essere un po' lo sportivo, questo di Selvapiana. Perché ci sono, oltre allo stadio, due campi di calcio, il pattinodromo che poteva essere utilizzato diversamente. Guardate qua l'immondizia, bottiglie. Per carità di Dio, sicuramente l'inciviltà delle persone. Perché te la puoi portare a casa una bottiglia o la metti in macchina e te la porti, eh. Il primo secchio la butti, inciviltà delle persone. Ma nessuno si degna di venire a pulire. Cioè, ormai la situazione è questa, veniteci a pulire. Questi barattoli sono arrugginiti, significa che sono qui da anni. Questi non sono barattoli buttati qui da 2 giorni, qui sono anni che giacciono in questo stato. Sporcizia ovunque, il fango. Guardate. Ripeto che qui è un posto
frequentatissimo da sportivi. Guardate l'immondizia in questo punto, senza parole proprio. Questo per testimoniare. Guardate qua. Sempre la curva nord. Scusate, settore di Stippi. Bottiglie di detersivo. Ovviamente il tombino attappato qua, otturato dalla merda. C'è merda da anni. Questo è il campo Acli, tenuto in stato decente perché è gestito dalle Acli, società sportiva del capoluogo, e questo è il pattinodromo. Andiamo avanti. Questo qui invece è il parcheggio dei Vistindi. Guardate l'asfalto in che condizioni è. A parte il fatto che è una discarica anche qui, guardate questo asfalto. In che condizioni. Ah, qui invece abbiamo i laghi. Questo uno è il lago d'Occhito. Questo qua, questo è il lago di Guardialfiera invece. Non ho parole, guarda. L'incuria, l'amministrazione comunale, eh? Questa è una panoramica del parcheggio di Stindi. Guardate se è moto. Lo sperpero di soldi pubblici che c'è stato. E come viene gestito. Questo è un altro botteghino che non viene utilizzato perché c'è poco afflusso di pubblico. Guardate in che stato, pure questo. E qui stiamo andando verso il settore della curva sud. Ah no, una cosa l'hanno fatta in quest'anno, hanno messo una fontanella, non so se funziona, però ci hanno messo una fontanella per quei poveracci che vengono a correre. Almeno hanno un po' d'acqua. La cosa positiva è che l'acqua a campo passa è buona. Ora vi farò vedere un altro sperpero di soldi pubblici. Hanno realizzato questo parcheggio un paio d'anni fa, cioè un parcheggio, non si sa se è un parcheggio. Hanno spianato l'intera zona, che è questa che vedete sullo sfondo. Non si sa con quale intenzione. Però prima l'ennesimo mucchietto di spazzatura. Guardate qua l'ennesimo mucchietto di spazzatura. E poi quest'altro sperpero di denaro. Ci hanno lavorato per mesi qua per spianare sta zona. Guardate, qui prima c'era campagna, c'erano alberi. Hanno spianato, ma non si capisce per far cosa. Ormai è stato d'abbandono anche qui. Qui ci usciva un mega parcheggio, ci potevano realizzare, che ne so, un palazzetto, una piscina. Questo è il centro fieristico di Campobasso. Questo qui. Qui c'è il palazzetto. Questo qui. Ed è stata realizzata. Sta spianata. Immondizia imperante anche qui, ovviamente. Vedete in che condizioni la zona, eh? C'è questa recinzione arrugginita, provvisoria, mezza sfasciata, che non si sa, non so se qua qualcuno ci viene a fini contro, ci scivola, non lo so, l'amministrazione comunale è proprio incredibile, incredibile. Una struttura così bella. Questa è la curva sud. Premetto che l'anello superiore, non so se si riesce a intravedere, è chiuso, è stato transennato perché non omologato. Guardate qui, qui dove sta il dito. Guardate qua, qui.
Queste sono cancellate e messe per non far accedere all'anello superiore dello stadio. E la situazione è questa, c'è poco da fare. Una struttura bellissima che potrebbe essere utilizzata durante la stagione calcistica per il calcio, durante il periodo estivo per tante manifestazioni come concerti, abbandonata all'incuria e al trascorrere del tempo. Reparto curva sud, reparto ospiti, come in tutti i reparti, inutile dire i bagni in che condizioni sono dello stadio, eh? Inutilizzabili. Non ho parole. Guardate qua, questo è l'ingresso al di sotto del settore della curva sud, quella degli ospiti. Guardate in che condizioni. Il cancello aperto con una catena, stava chiuso con una catena ma è spalancato. Acqua che esce da tutte le parti. E da questa triste, tristissima immagine del terreno di gioco e dalle transenne arrugginite. Saluto tutti e che i nostri amministratori, i nostri politici si facciano un esame di coscienza, perché qua va tutto allo sfascio, non è solo lo stadio. È una città che fa schifo. Proprio perché nessuno si preoccupa di fare il proprio lavoro, pensano solo a magnà, a fottersi i soldi e non a prendersi la più piccola responsabilità per fare il bene della collettività. Oggi ho portato ad esempio lo stadio, ma potrei portare 100.000 esempi. Questo è il più lampante, perché è una struttura che potrebbe veramente far fruttare parecchi soldi, oltre al calcio. E invece nessuno gliene frega niente, sembra un fastidio averla qui. Che i nostri politici, quando vanno a chiedere il voto, si facciano un esame di coscienza. Il mio voto non l'avranno mai. Da Campobasso, Contrada Selvapiana, un saluto da Lupetto Zonzolante. Ciao ciao.